E buonasera, buonasera. Allora, sono riuscito ad andare a prendere finalmente le nuove borse della bici, più qualche altro accessorio. Perché? Perché le ho cambiate? Perché queste qui, dopo 5 anni, ormai sono rotte, anche se adesso non vedi, ma si cominciavano a scucire. Queste qui le presi, ma ne ho fatte di battaglie, dal 2018 credo, 6 anni. Ne ho prese due di queste e ognuna costavano 20 euro l'una. Sono due borse a 20 litri, la tengo per emergenza, ma e in poche parole l'ho cambiata perché oltretutto non ha più, è un pezzo che ha tutto rotto dietro, mancano le cinghie, non si collegano più, vedi? E vabbè, e niente, adesso faccio solo così una premiere, solo che mi dispiace sporcarle perché è impolverate, smarse queste qua, la bici. Domani la devo lavare, gli devo mettere una vite, devo andare nella ferramenta a prendere una vite e mettere qua. Vabbè, comunque, cazzo, andare a sporcarla subito. Allora, questa qui, vediamo se si può, senza sporcarla tanto, improntare e vedere cosa dice. Eccola qua. Allora, sono della Elops, mi pare che si chiamano. Madonna che resdin sale. Senti se le becca che l'eroe. E sono 20 litri anche queste. Ho fatto tutte le misure e tutto quanto. Adesso faccio solo una roba veloce. Il pavimento che si piega. Domani alla luce del sole faccio meglio. E inoltre è richiudibile anche perché è impermeabile, appunto perché è richiudibile così. C'è anche la sua clip. Con quelle lì io ci ho fatto 6 anni appunto, ma ci ho fatto dei viaggi anche con l'altra mountain bike, quella che avevo 7-8 anni fa. Sono venute a Ferrara, a Rosolina Mare. E basta che guardi i miei video. Comunque dai, non è malvagia, dai. Le ho prese gialle perché ho detto sempre nero, 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 voglio un po' di colore nella mia vita. Quindi voglio dire, sì, ci sono queste clip qua, come si è visto, inoltre la vacca tomata, capito? Ah, porca troia, zanzare di merda. Ecco, l'unico problema sono che... Ok. Questo qua si sposta, il felcro da tenere legato lì, magari le butto un po' più avanti, però volevo vedere, ma dovrebbero essere uguali, se con i pedali vado a toccare. No dai, va bene. Se con il tallone dei pedali, ma no, va benissimo. Posso stare un po' più avanti domani, dai. Oro. Queste qui sono divisibili, ovviamente, sono due non sono attaccate una all'altra come questa. Però queste qua avevano una buona cucitura che tenevano bene il peso, perché io ci mettevo all'epoca, tempo fa, quando venivo qua a dare da bere alle piante, ci mettevo due canestri di acqua da 10 litri cada una, 10 di qua e 10 di qua. E quindi hanno sempre tenuto. Dopo vediamo, ho preso anche, che monterò domani mattina, la camera d'aria la tengo di riserva, ovviamente, e se sbuso sempre qua le robe. Ho preso uno specchietto che lo metterò qua, bello grosso. E poi ho preso anche la luce dietro, perché là dietro non ce l'ho, cioè l'ho preso USB perché dietro è tutta batteria e non è peso mio. Allora, fa una bella luce,
pulsante. Ma che rischi becca, vai, anche con zoi mai. Sbora, bisogna andare dentro. Anzi, devo andare a casa. Piacative. Allora, e appunto domani allora metto su tutto e poi ci faccio un video, dai. Sì, le metto un po' più in avanti, però ci stanno bene, fisce, dai. Eh? Ci stanno bene. Volevo prendere il copertone, ma lo prenderò più avanti anche. Aspetto ancora un paio di mesi, che tanto sì, sarebbe già da cambiare, ma però per la strada che faccio io. E buono, il fanale c'è, solo che devo sistemarlo. Questo qua, e però devo metterci, siccome che si è rotta la cinghia in gomma, me lo fisso col silicone, buonanotte. E basta, allora questo è quanto. Si chiude appunto con, è regolabile, si chiude con la clip. Sì, sta clip qua mi sa che... Vabbè, è vero che anche queste qua si chiudevano così e non si sono mai rotte, è vero. Beh, quelle là, figa, hanno preso acqua e sole da una vita. Le avevo su tre biciclette. Ecco, queste qua sono le borse. In opera si vedranno meglio dopo, dai. Mi piacciono. Ho preso tutte le misure, all'inizio sono 20 litri, anzi sarebbero 23 a essere esatti. Dicono a 20, ma sono 23. E boh, a posto. Un saluto e ai prossimi aggiornamenti. Ciao!